abbiamo bisogno di una strada più sicura. Più controlli e più sicurezza. È la richiesta che arriva a gran voce dagli abitanti dei paesi che si affacciano sulla Regina, trafficata arteria lariana nuovamente al centro delle cronache per il crescente numero di incidenti, spesso causati da violazioni al codice della strada. È la strada è quella che la velocità secondo me è troppa, ci vogliono, non so, controlli o cosa per la velocità, perché la maggior parte sono per quello, secondo me. Io vedo di tutto, vedo da macchine che sorpassano a moto che passano ad alta velocità e le vedi di tutti i colori, dal mattino presto fino alla sera quando vado a casa. Vedi, la cosa che ci vorrebbe sono più controlli, ma controlli delle pattuglie stradali, come stanno facendo in questi giorni la polizia stradale. Siamo a Laglio, nel punto in cui inizia uno dei pochi rettilinei presenti sulla Regina, e qui non è raro vedere auto e moto effettuare sorpassi pericolosissimi. E perfino noi siamo stati superati perché guidavamo rispettando i limiti di velocità. Nessuno rispetta, ad esempio c'è un cartello di 50 km orari e nessuno lo rispetta. Vanno 80, 100, io ho delle telecamere, posso anche filmare la velocità, mi segnala anche la velocità, sopra i 100 sempre. Turisti che ho nell'albergo sono quasi tutti stranieri, la maggior parte, e trovano veramente incredibile una cosa del genere.